A Castellamonte è una ditta di ceramica. Lavora a Castellamonte perché Castellamonte è una zona di antica tradizione ceramica. Ceramica Castellamonte risale ai tempi della preistoria, adesso per non essere troppo lunghi, ma comunque ha avuto un periodo romano, prima i Salassi, poi i Romani, il Medioevo, l'Ottocento, con grandi produzioni di oggettistica, di stufe, che sono i filoni della ceramica di Castellamonte. Noi ci inseriamo, per essere precisi, nel 1976, apriamo il primo laboratorio che si occupa di riprendere la vecchia tradizione dell'oggettistica e dell'oggetto d'uso. E nel 1984 apriamo la produzione sulle stufe di ceramica, che sono forse la cosa più importante della tradizione castellamontese. Noi ci siamo legati alla tradizione dei fregi e della produzione di stufe di fine 800, inizio 900. Abbiamo ridisegnato tutti i modelli delle vecchie stufe, abbiamo riprogettato gli interni delle stufe, perché è molto importante l'aspetto sia decorativo ma quello funzionale. E negli ultimi 3 anni ci siamo avvalsi della collaborazione di uno studio di design, abbiamo fatto una linea di stufe completamente nuova che sta avendo successo anche al di là dei confini sia nazionali che europei, dove prima già eravamo collocati, ma stiamo lavorando con il resto del mondo. Questo ci ha aperto una strada anche in questo periodo di crisi e di stasi del mercato che ancora c'è, soprattutto in Italia. E ci ha fatto arrivare a paesi per noi sconosciuti, che poteva, come il Giappone, la Corea, o il Marocco. Per produrre una stufa in modo continuativo, senza smettere, ci va un mese. Cioè, da avere dalla foggiatura dell'argilla, avere la stufa cotta, smaltata, imballata, montata con la cassa con le scritte sopra New York o Honolulu, ci va un mese. Siamo 3 soci, abbiamo 10 dipendenti, per cui è un'azienda prettamente artigianale, anche se siamo un po' borderline, cioè nel senso che abbiamo anche tutto un aspetto che è tecnologico e produttivo, per cui diciamo così che riassumiamo nella nostra lavorazione, nel nostro tipo di produzione, sia tutto un aspetto altamente manuale, con degli aspetti altamente tecnologici, sia nella progettazione che poi in tutto quello che è oggi il mondo del riscaldamento. Cioè, la stufa ha avuto delle trasformazioni notevolissime, si pensi solo a quello che vuol dire oggi le certificazioni, sia europee che internazionali, per quanto riguarda l'aspetto ecologico del riscaldamento a legna. Certamente comprare una stufa di Castellamonte non è solo comprare un apparecchio da riscaldamento, è chiaramente comprare e avere in casa, portarsi in casa un oggetto che raccoglie una storia secolare, perché la tradizione delle stufe di Castellamonte risale alla fine del Settecento, per cui si prende tutta la cultura, tutto il lavoro di fregi, di decorazioni che sono state fatte in questi secoli a Castellamonte, chiaramente tradotte in una chiave anche moderna. Il Canavese è una regione di notevoli tradizioni, legate all'aspetto anche, produttivo, agricolo, o legato anche alla cucina, notevolissimo. C'è una storia di castelli, di grandi casati, per cui anche questo fa parte di questa base che noi dobbiamo avere. Certamente la tradizione è importante, la tradizione è un bagaglio che tutti noi ci portiamo dietro, e dobbiamo ringraziare i nostri avi e i produttori ottocenteschi che hanno elevato anche in modo così importante la nostra tradizione. Deve essere uno stimolo però a innovare, perché qualcosa anche noi dobbiamo lasciare ai futuri produttori. Non deve essere un freno, la tradizione è un bagaglio da cui noi raccogliamo, da lì dobbiamo partire e sviluppare.